settimo anno di sperimentazione di produzione del vino delle uve immerse in mare, secondo l'antica tradizione greca. Quest'anno la sperimentazione si è arricchita sempre con la collaborazione dell'Università di Pisa e sempre sotto la supervisione di Attilio Scienza, del professor Scienza. Abbiamo provato un'altra uva insieme alla nostra, solita ansonica. Quest'altra uva, con una buccia abbastanza resistente, è molto simile come resistenza a quella dell'ansonica, è l'erbaluce, quindi un'uva piemontese, per una produzione sia di vino secco ma soprattutto di veramente un buonissimo passito. Questa erbaluce ha una buccia quasi spessa come quella dell'ansonica. Quindi cosa abbiamo fatto? Grazie anche alla produttrice Silvia Barbaglia, che ci ha portato dalla mattina alla sera dal Piemonte quest'uva, abbiamo immersa insieme alla nostra ansonica. Vedete il risultato dopo l'immersione, l'uva è sempre molto intatta. Tra le uve che abbiamo poi sperimentato in passato, il Vermentino, il Sangiovese, ma anche l'Aleatico, l'immersione è molto più breve perché tendono a distruggersi. Rimane sempre il fatto che l'ansonica e l'uva, controllando la consistenza delle bucce, è veramente ancora, potrebbe stare ancora 2 o 3 giorni in mare. L'erbaluce si è dimostrata quindi un'uva ben resistente e quindi proseguiremo ancora la sperimentazione. Adesso le mettiamo al sole, leggermente appassire, soprattutto ad asciugare dal mare, e poi naturalmente, come al solito, in anfora.